Ciao ragazzi e bentornati in una nuova recensione. Quest'oggi parliamo di The Falcon and the Winter Soldier. Titolo tanto lungo quanto è breve la serie TV. È incredibilmente coerente con quanto è successo durante i film precedenti e ritroviamo fra l'altro alcuni personaggi che ci eravamo persi nel corso dei vari film, come per esempio la giovane nipote della Carter, personaggio che torna e che avrà un ruolo molto importante. Ah, fra l'altro vi ricordo ragazzi che questa recensione è con spoiler, quindi se non l'avete vista stoppate e tornateci in un secondo momento. E infatti partirei dalla fine, quel cliffhanger finale con lei che torna in America, è finalmente tornata a casa sua e si rivela essere alla fine qualcos'altro, anche se si poteva intuire, non sappiamo ancora cosa, però ha le mani in pasta in qualcosa di molto losco che probabilmente vedremo in un'altra serie, in un altro film, penso più serie, penso che questo sia proprio un reparto a parte. E la cosa di cui non mi ero reso conto guardando i film, in particolar modo quelli di Captain America, visto che Falcon e Winter Soldier sono associati a lui, è proprio il fatto che questi due personaggi effettivamente non li conoscevamo. Bucky in un certo senso sì, però effettivamente sono passati anni, lui si è ritrovato catapultato nel 2000 e negli anni 2000, facciamo così, però non ha più niente a parte Rogers, che adesso non c'è più. Con tutto quello che gli è successo nel passato, come convivrà? Effettivamente una domanda a cui io non avevo pensato, non so voi, ma sta cercando di riparare ai torti che ha fatto. E nel frattempo c'è il rapporto conflittuale con Falcon, che anche lui non sapevamo niente di lui e della sua famiglia. Questa cosa della barca con la sorella in gestione è molto toccante e interessante, perché è un elemento che ti fa capire che il personaggio ha un legame affettivo con la famiglia molto profondo e anche con tutta la cittadina dove ha vissuto, visto che poi alla fine tutti vanno a dare una mano. Questa cosa una serie TV ti permette di farla, ti permette di empatizzare e conoscere meglio dei personaggi che altrimenti non avresti potuto conoscere, avendo appunto molto più tempo a disposizione. Il conto delle serie TV è che a volte si tende a dilatare troppo, ma quando fai delle serie TV di 8 puntate è un po' difficile che succeda, soprattutto se poi sono monostagioni. Questa serie mi ha convinto in pieno, in primis per la qualità generica, cosa che mi ha sorpreso anche in WandaVision e che sono sicuro sarà altrettanto elevata anche in Loki. Infatti la costante di queste prime serie TV, come anche The Mandalorian fra l'altro, è appunto che abbinano la qualità dei film con la dilatazione temporale, con le tempistiche di una serie TV, dei veri e propri film di 40 minuti, 50 minuti, dipende poi dalla serie. Ah, breve break pubblicitario ragazzi, mi raccomando, commentate, voi l'avete visto The Falcon and the Winter Soldier? Che ne pensate? Dal lato tecnico posso solo che elogiare queste serie TV. Dal lato della trama, chiaramente, qui entra molto il fatto del gusto e a me ha convinto molto The Falcon and the Winter Soldier, sicuramente più di WandaVision. A me piace il fatto di scoprire dei retroscena che non abbiamo potuto scoprire attraverso i film. I costumi sono pazzeschi, per esempio quello del nuovo Captain America o The Falcon America, come lo vogliamo chiamare, Captain America comunque. Sia gli effetti visivi sono di una qualità perfetta. Scene action pazzesche, coreografate da Dio, non mi sono per niente annoiato e me la sono sparata in un giorno e mezzo. Ed è anche bello vedere l'eredità di Steve Rogers, che fine farà. Lo scudo verrà usato da qualcuno di buono, verrà messo in un mausoleo, è interessante vedere questa cosa. E vedere le difficoltà nel impugnare questo scudo per il personaggio interpretato da Anthony Mackie, Falcon appunto, è molto toccante e interessante, perché lui ci tiene talmente tanto che sceglie di non impugnarlo, poi lo danno a questo Captain America completamente fuori ruolo, nel senso fuori ruolo all'interno dell'universo Marvel. Si vede che non è portato, non è il cap giusto. Fra l'altro bellissimo il meme di lui in versione app, stupenda. E l'attore che lo interpreta, il figlio di Kurt Russell, è stato
Bravo! La trama per carità l'aiuta perché poi prende una direzione completamente diversa, molto più cattiva se vogliamo. Di questa serie non sono riuscito a trovarne particolari difetti, forse che è corta. Poteva essere interessante vedere altri 2 o 3 episodi, ma meglio pochi ma concisi e intensi che una dilatazione inutile. Non è un difetto neanche questo, perché effettivamente erano precisi, hanno raccontato tutto. Sono estremamente contento di aver visto questa serie e ve la consiglio. Quindi iscrivetevi se non l'avete fatto, ragazzi, mi raccomando, e noi ci vediamo presto con altri video YouTube.